Allora, eccomi con un video outfit. Era un po' che non ne facevo. L'outfit mi piaceva, allora ho pensato di fare un video. Partiamo subito con la base viso. Ho utilizzato questa BB cream qui della Une, di cui vi ho fatto recentemente anche una review. Un'applicazione, siamo in addirittura d'arrivo ormai, non ce n'è tantissima. E la sto utilizzando perché sto avendo dei pruriti utilizzando il fondotinta di neve e quindi sto cercando un'alternativa a sempre coprente al fondotinta di Neve Cosmetics. Sulle labbra ho applicato questo lucida labbra, che è uno dei due che unici lucida labbra che possiedo, e questo qui è un'edizione limitata di Alterra che mi piace tantissimo, che ha questo effetto un po' non so, caramelloso, e che è questo color rosato luccicante, un po' brillantoso. Sulle guance ho applicato, ed è una settimana ormai che sto utilizzando, questo, allora eccolo qui, il blush trio della Benecos, mi piace molto. Io lo utilizzo tutto, quindi mescolo tutti i colori, mentre ho usato questo illuminante sugli zigomi. Non è scriventissimo, ma fa una colorazione molto molto naturale. Adesso questo trucco ce l'ho da 8 ore, quindi è un po' svanito. Sugli occhi ho applicato due ombrettini di Benecos. Allora, sono il So What, che è questo dorato molto luminosissimo, piace tantissimo. E sulla palpebra mobile, mentre nella piega dell'occhio ben sfumato ho applicato Amazing, che ha avuto un piccolo incidente di percorso tempo fa e infatti insomma ho dovuto eliminare la parte bombata, diciamo, e quindi utilizzo questo. L'ho utilizzato da bagnato entrambi. Quindi magari la resa no, non è eccezionale, però no, non avevo voglia di star lì a fare una cosa eccessiva, perché comunque sono uscita di mattina. E basta. Come smalto, se lo trovo, eccolo qui, ho utilizzato uno smaltino nuovo, che è questo qui, che si abbina perfettamente all'outfit, che è il Kiko numero 463 della edizione Denim, e devo dire che è la prima volta che lo applico ed ha questo effetto opaco e si asciuga subito, cioè veramente è una magia. Sono proprio contenta perché a me piace tantissimo mettere lo smalto, ma so che ci vuole tanto tempo aspettare che si asciughi e quant'altro, quindi mi passa anche la voglia. Tante volte resto anche senza smalto per settimane. Comunque, bando alle ciance. Come orecchini ho questi qui che hanno i tre fiorellini, quindi sfumati dal più scuro al più chiaro, sulla tonalità appunto di questo verde aloe. E questi li ho presi da OVS. Poi, per quanto riguarda, i capelli, ho fatto questa solita coda che questo effetto me lo fa un attrezzino che avevo fatto vedere in un video haul, che è un accessorio per capelli che una volta infilato nella coda si tira ed esce questa cosa. E l'ho acquistato l'accessorio nel negozio che si chiama Colors and Beauty. Allora, passiamo all'outfit. Allora, sopra ho questa sorta di maglioncino di cotone che è bucato praticamente. È bucato.
ed è di questo color aloe, aloe vera, perché così era scritto nell'etichetta. Questo è di Tezenis e lo era descritto come aloe e popcorn perché ha questi fili, questi intrecci, appunto, color panna, nocciola, così. Il fatto che comunque dietro sia un pochino più lunga la maglia rispetto al davanti. Dopo vi faccio vedere che ho una maglietta a maniche corte sotto, ma la devo togliere. Sotto ho un, vi faccio vedere, ho un paio di leggings, sempre di Tezenis, color blu e blu navy, e queste ballerine, quelle qua, queste ballerine qua che di questa marca, Vera Pelle. Queste le ho prese da Pittarello, mi piacciono perché hanno questa sorta di velluto, qui è lucido e ha questo fiocchettino che è metà lucido e metà in velluto. Sono di una comodità estrema e voi non avete problemi. Quindi l'outfit nella sua interezza è questo. Spero che riusciate a vederlo abbastanza bene. E adesso vi faccio vedere la maglietta e la collanina che appunto c'è sotto. Allora, la maglia è questa, eccola qua. Le maniche sono tagliate in diagonale, quindi è a metà tra una maglietta a maniche corte e una canotta. E mi piace questa maglia che è abbastanza lunga, un po' più lunga dietro, anche perché appunto i leggings non li porterei mai con le magliette troppo corte, e scivola molto, molto morbida e mi piace proprio sia per la forma che per il colore, che mi piace tantissimo questo color aloe. Qua ho questa collanina, non so se riuscite a vederla, eccola qua, con il doppio infinito, eccola qua, che ho acquistato ad Amsterdam in un negozietto che si chiama Claire's, che è una sorta di Vichy Brigitte. E infine, come borsa, ho utilizzato questa qui che ci sta benissimo con i leggings e le ballerine, proprio della stessa colorazione. E questa qui, beh, ha tracollina, si può portare anche a mano, ma io preferisco a tracolla, mi trovo più pratica. E mi piace tanto perché sembra piccolina, ma vi assicuro che qui dentro ci stanno un sacco di cose. Infatti ha praticamente tre aperture e una all'interno, quindi alla fine sono cinque aperture e sono tantissime, ci sta di tutto veramente. Anche c'è una sorta di porta schede, porta documenti e quant'altro. E questa l'ho presa da Pinky ad un prezzo veramente, gli ho dato 5 euro, veramente pochissimo, ed era alle casse, avevo trovato questa borsa. E la maglietta, non so se ve l'ho detto, è sempre di Tezenis. E l'ho presa proprio per abbinarla a quel maglioncino perché mi piaceva proprio questo abbinamento. Niente, spero questo outfit vi sia piaciuto. Vi mando un grande bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!